Ciao a tutti gli amici di xmardware.com e ben ritrovati a un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Tunguska 7.1, un headset da gaming della poco conosciuta in Italia, Attitude One. Partiamo subito dalla confezione. Nella parte frontale troviamo il modello delle cuffie, un logo che ci ricorda che sono delle 7.1 virtuali, la connessione USB, i colori delle cuffie stesse che sono bianche e blu, come possiamo anche vedere da queste immagini illustrative nella parte centrale della confezione. Poco più sotto troviamo le caratteristiche tecniche delle cuffie stesse, tra cui un suono 7.1, una connessione USB, un cavo di circa 3 metri di lunghezza, dei padiglioni morbidi, la cancellazione del rumore, dei tweeter da 40 mm, un controllo inline del volume del microfono stesso. Ora, tramite un'apertura a libro, abbiamo anche la possibilità di vedere le cuffie direttamente nella confezione. Detto questo, passiamo ai lati. Nel lato destro troviamo soltanto il logo dell'azienda e il modello delle cuffie, mentre nella parte sinistra troviamo alcune immagini delle cuffie e le specifiche tecniche, tra cui un microfono omnidirezionale, dei tweeter da 40 mm, un'impedenza di 32 ohm, una connessione USB e, come abbiamo detto prima, un cavo USB di circa 3 metri di lunghezza. Nella parte retrostante alla confezione troviamo alcune informazioni riguardanti l'azienda e le caratteristiche tecniche più importanti delle cuffie stesse in alcune lingue, tra cui l'italiano, come possiamo vedere. Procediamo dunque all'unboxing delle cuffie stesse. Vediamo che cosa c'è nella confezione. Bene, come possiamo vedere, queste sono le cuffie. Procediamo un attimo ad estrarre da questo blister plastico. Eccoci qui. Ed eccoci di fronte alle Tunguska 7.1. Come possiamo vedere, il bundle si compone di una guida manuale e di un CD per l'installazione dei driver che ci forniranno il suono 7.1. Passiamo dunque alle cuffie. Come possiamo vedere, sono delle cuffie abbastanza grandi e avvolgenti, specialmente i padiglioni, che sono anche di un materiale abbastanza morbido e sicuramente che prenderanno la forma delle nostre orecchie una volta indossate. Quindi, come possiamo vedere, il microfono è possibile ruotarlo di circa 180 gradi. Non è possibile però spostarlo verso l'interno, verso l'esterno delle cuffie, in quanto è un microfono di tipo rigido. Sulla struttura sono presenti dei lineamenti che conferiscono un aspetto molto gradevole alle cuffie, e troviamo inoltre il logo dell'azienda sia sulla parte sinistra che sulla parte destra delle cuffie. Le cuffie ovviamente sono regolabili per adattarsi ad ogni persona, come possiamo vedere. E sono dotate anche di una superficie morbida che coinvolge tutto l'arco e quindi permetterà di non affaticare la testa durante lunghe sessioni di gioco. Passiamo dunque al cavo, che è un cavo rivestito in treccia di tessuto, come possiamo vedere. Il connettore non è placcato in oro, ma non credo che ci siano problemi. Ed eccoci qui al controller, che dicevamo, il quale ci permetterà di mutare il volume, di aumentarlo, di abbassarlo e di disattivare o attivare il microfono. Unica pecca di queste cuffie è l'assenza di un LED che ci permetterà di sapere se abbiamo realmente disattivato o meno il microfono. Per ulteriori dettagli e foto, vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro portale www.eximardware.com. Un saluto da tutto lo staff.